Siamo stati fortunati. Quando non si parlava di giubileo, la Toscana ha iniziato a parlare di turismo lento, di valorizzazione delle terre meno conosciute, di percorsi ciclopedonali. E abbiamo cominciato per tempo a investire. La Via Francigena è un esempio. Qualche milione di euro, progetti fatti, aggiornamenti con i comuni, con protocolli di intesa per la manutenzione, valorizzazione delle strutture ricettive, dell'attrezzatura del percorso, punti di ristoro, wifi in buona parte del tratto. Un po' per volta abbiamo cercato di costruire un modello di turismo diverso da quello delle città d'arte, era questo il ragionamento che sottendeva a questa operazione. E poi improvviso è arrivata l'indizione del giubileo. E cosa farà il pellegrino? Cosa dovrà fare per venire? Sarà costoso? Ci può spiegare qualcosa? Beh, intanto il progetto è la riscoperta di questa antica via di pellegrinaggio che collegava tutto il nord-est, il nord Europa e anche l'est Europa per quelli che andavano verso Roma. Per questa ragione si chiama Romea Strata. È un progetto importante perché se era molto servita la parte occidentale dell'Europa con la via Francigena, che già da diversi anni passa in Toscana, chiaramente adesso collegheremo tutto il nord-est d'Europa alla Francigena stessa e quindi sarà un'occasione per recuperare tutti questi pellegrini che intendono andare a Roma in questo anno giubilare.